fin dal prima del Covid, diciamo, avevamo ovviamente avvertito la necessità che ci fossero spazi più adeguati, non per avere più pazienti, ma per far star meglio i pazienti che giungono in pronto soccorso. Erano attesi ormai da anni e questa mattina finalmente l'apertura del cantiere e dei lavori di riqualificazione e ampliamento del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Gruccia, un intervento che sarà realizzato in due fasi. Un presidio importante che garantisce assistenza sanitaria non solo alla zona del Valdarno della ASL Toscana Sud-Est, ma anche copre buona parte del Valdarno fiorentino. Sono infatti circa 53.000 gli accessi l'anno al pronto soccorso dell'ospedale valdarnese, per il cui ampliamento sono previsti investimenti per circa 2 milioni di euro. Ovviamente, diciamo, le strutture sanitarie necessitano anche sulla base della mutazione dei bisogni di salute, sulla base della crescita ad esempio del numero di accessi, di spazi più adeguati, e quando questo succede bisogna intervenire, soprattutto quando si parla di pronto soccorso. La prima fase dei lavori, salvo imprevisti, terminerà entro il prossimo gennaio. La nuova struttura sarà operativa nei primi mesi di primavera 2024, quindi il secondo step. Verranno costruite delle nuove sale visita, oltre, va bene, tutte le spazi, e soprattutto verrà fatta una separazione per i percorsi per Covid. Nella seconda fase invece verrà ristrutturata la parte ad alta complessità, e quindi anche in quel caso lì, proprio per arrivare a questo tipo di risultato. Non ci saranno variazioni di sorta per gli utenti se non la modifica della viabilità esterna per accedere ai locali. Quello che preghiamo l'utenza è di avere un po' di pazienza, perché senz'altro ci saranno dei disagi, e di non parcheggiare assolutamente lungo la strada, proprio perché se no non c'è spazio sufficiente per il passaggio delle ambulanze.